Amici di Giacomo Bene, buongiorno, ci siamo anche oggi. Siamo però in esterna, come potete vedere, lo dico soprattutto a quelli che ci guardano nella diretta Facebook, ovviamente a quelli della diretta radio, un caro saluto. In diretta e in esterna quest'oggi qui al Museo del Ciclismo, un luogo simbolo per i ciclisti, al Ghisallo. Questa è la statua, questo è il santuario del Ghisallo. Patrono dei ciclisti, luogo simbolo, domani il Giro di Lombardia che passa da qui. Guardate che scenario bellissimo che c'è quest'oggi con le montagne attorno al Museo del Ghisallo dove ci troviamo in questo momento. Eccolo qui, è un gioiellino del nostro territorio, il Museo del Ciclismo del Ghisallo. In questo momento possiamo anche entrare e vi facciamo vedere allora che cosa c'è all'interno del museo. Innanzitutto la padrona di casa che è di gentilezza e di competenza che ci accoglie, che è Carola Gentilini. Buongiorno. Buongiorno Carola, e la Buongiorno conosciamo anche Marco. come assessore del comune di Como, ma lei è anche direttrice di questo, ho detto gioiellino, cara Carola, Grazie. buongiorno. No, è la Buongiorno. verità, innanzitutto buongiorno, perché alla vigilia del Giro di Lombardia fare vedere tutte queste cose, ok, per gli appassionati è veramente tanta, tantissima roba, giusto Carola? Sì, lo è. Grazie Marco per aver pensato di venire oggi al Museo del Ghisallo. Mi Alla vigilia del sembra Giro di Lombardia, Carola, dai! infatti, poi il Ghisallo è uno dei momenti, dei passaggi fondamentali del giro Domani da. passano da qui, vero, i ciclisti? Passano da qui, Proprio è passano da qui. assolutamente un momento molto molto atteso per tutti gli appassionati di ciclismo. È una vera emozione arrivare al Ghisallo, attendere con le campane suonanti l'arrivo del passaggio dei Tra l'altro ha ciclisti. in mano anche, ecco, questa cosa che credo ti renda orgogliosa come direttrice del Sì. museo, vero Carola? Sì, certo. Quest'anno, come abbiamo già annunciato precedentemente, sono i 70 anni che la Madonna del Ghisallo è stata riconosciuta come protettrice dei ciclisti con bolla papale. 70 anni, 70 70 anni, anni, beh, sì, è dal questo. 1949, grazie a Don Ermelindo Viganò, che appunto si è prodigato per far sì che il santuario della Madonna del Ghisallo fosse riconosciuta proprio come protettrice dei ciclisti. Sì, è E unanimemente infatti è riconosciuta, lo conosciuta conoscono tutti, assolutamente in veramente. tutto il mondo. E proprio domani appunto sarà possibile Eccolo acquisire qua. e ci sarà la possibilità di prendere l'annullo postale e Annullo il nome postale legale. per il Esatto, 70° sì, anniversario, da vedete, domani da mattina. domani mattina c'è Esatto, sarà una questo. mattina molto animata, sarà perché Perché appunto ci infatti qua sarà. domani al santuario, che è qua, lo facciamo rivedere alle nostre spalle, Sì, eccolo ci qui. sarà una messa in ricordo di Felice Gimondi, che sappiamo appunto essere Sì. purtroppo mancato improvvisamente a fine estate, e C'è la figlia. ci sarà Norma Gimondi, che ha annunciato la sua presenza proprio perché è molto legata al Ghisallo per tutti i ricordi che ha di suo padre legati a questo posto magico. E poi anche a seguire all'interno del museo ci saranno appunto una serie di momenti importanti. Il primo in particolare a cui tengo a ricordare è che domani inauguriamo una nuova sezione all'interno del museo dedicata al paraciclismo, e teniamo molto a questa cosa, una cosa che abbiamo costruito e cercato di appunto far crescere nel tempo insieme anche a Carlo Ottolina, che ringrazio, che è il curatore della sezione. E appunto domani ci sarà questo Beh, taglio di tanta nastro, roba, tanta tanta, roba domani, sì. perché poi appunto è la giornata clou, è il giro che passa e prima ovviamente il ricordo di Felice Gimondi, l'annullo postale e l'inaugurazione appunto di questa azione. No, amici, però non andate via perché, e no, io voglio farvi vedere oggi che cosa c'è, perché io ho voluto venire qui perché sono un appassionato sicuramente, ma poi perché insomma, guardate un po', quando voi venite qui all'ingresso ci sono solo due ritagli della Gazzetta che fanno capire, insomma, davvero il trionfo di Nibali e il trionfo di Pantani al Giro di. E questo è solo Tra un l'altro, assaggio. sì, tra l'altro con Felice Gimondi, Esatto. esatto, Gimondi e Marco Pantani, molto, molto bello. C'è anche il presidente, se non sbaglio, vero Eh Carlo? È sì, c'è arrivato il Antonio presidente, Molteni, il Antonio. presidente della Fondazione del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, Presidente, buongiorno, Sì, buongiorno, venga lei, buongiorno, buongiorno, buongiorno. siamo in diretta a Ciao Como, abbiamo già. Buongiorno a tutti. Buongiorno caro Presidente, e ho detto prima con la direttrice che questo è davvero un luogo, a parte un simbolo per il è un bel gioiellino questo museo. Facciamolo vedere, perché qui c'è veramente
la storia del ciclismo, vero Presidente? È la storia della bicicletta. È la storia della bicicletta. Allora facciamoli vedere, accompagnatemi perché siete voi i padroni di casa. E, guardate, insomma, si parte da queste maglie storiche, diciamo. Storiche, sì. Ditemi voi, spiegatemi voi che siete... Sì, sono maglie storiche, sono delle riproduzioni esatte. Fedelissime. Ogni maglia ha l'anno di... a cui si riferisce, e sono delle riproduzioni esatte delle maglie storiche degli anni 50, 60, 70. A proposito 50, di cose storiche, cosa abbiamo anche qua? Abbiamo delle cose straordinarie. Qui abbiamo una mostra fotografica proprio dedicata al Giro di Lombardia, e su questa rampa normalmente appunto listiamo delle mostre fotografiche che alterniamo nell'arco dell'anno, partendo dalla Milano-Sanremo, poi normalmente nel periodo del Giro d'Italia cambiamo, e adesso ovviamente è proprio dedicato al Giro di Lombardia, con delle foto che sono incredibili. Sì. Partono dalle prime edizioni. Sono d'accordo, perché è incredibile, perché far vedere queste foto, sono in bianco e nero. Praticamente la strada passava da questa parte, sì, passava da questa davanti parte, al santuario. Davanti al santuario. Siamo gli anni 20. Però Presidente, facciamo vedere, cioè, adesso io cerco di far vedere anche com'erano le strade. Esatto. non sono le strade di adesso, non erano asfaltate, bravo Presidente. Quando si parla di ciclismo eroico, è un ciclismo... Diciamo che queste sono delle vere e proprie testimonianze di quello che sono. Che è stato il ciclismo. Queste erano le ammiraglie di una volta. Perbacco. Sì, era un altro ciclismo, assolutamente. Questa è la Madonna del Ghisallo. Questa fotografia mostra quando i corridori avevano due rocchetti, due rapporti, uno a destra e uno a sinistra. Uno serviva per la pianura e la discesa, l'altro serviva per la salita. Qua siamo ai piedi del Ghisallo, si fermano per girare la ruota, per mettere il rapporto più agile per poter fare la salita. Incredibile. Ti saluta anche Anna Veronelli, che è ciao, sempre Anna. Una nostra amica e ci segue con affetto. Quanta storia e quanta passione, dice Anna, dentro questo museo. Organizziamo una visita guidata con Carola. Certo, Carola ce la sta facendo, c'è anche il Presidente Molteni. È bellissimo, quindi io lo dico per chi ci ascolta, chi ci guarda da casa, se non lo avete fatto, venite al Museo del Ciclismo qui al Ghisallo, perché c'è veramente di tutto. Queste sono allora solo alcune foto, sì, bellissime. Questo è veramente un luogo molto amato dai ciclisti e di tutto il mondo, perché abbiamo una presenza veramente internazionale. Quest'anno stiamo superando i 13.000 presenze. Mi dicevi che quest'anno il numero è superiore rispetto al passato. Sì, abbiamo riportato una crescita di presenze e soprattutto abbiamo toccato, mi conferma... 70 nazioni. Sì, quest'anno è entrato i primi due della Corea del Nord. È un grande risultato anche questo. Continuiamo la nostra visita qui al museo. Oggi, ripeto, cari amici, siamo in diretta al Museo del Ciclismo del Ghisallo. È alla vigilia del Giro di Lombardia. Ovviamente, cosa potevamo fare? Far venire l'assessore in diretta ci sembrava abbastanza banale e scontato. E quindi siamo venuti noi in esterna, perché è bello vedere tutte queste cose. Allora, mentre scendiamo, io vi faccio vedere. Vabbè, ci sono sempre ancora foto con grandi campioni. Questo è il primo anno che hanno fatto il muro di Sormano, 1960. Ah, cavolo, è vero. Non avevano i rapporti adeguati e la gran parte dei corridori ha fatto. Il muro di Sormano, che tra l'altro verrà fatto anche domani. Certo, tra sì, l'altro. Sì, sì. È stato ripreso. Questo è Van Looy, che era campione del mondo. Esatto, Eric Van Looy, esatto, che è sceso dalla bicicletta. Sì, poi abbiamo un comasco, Dante, che sì, abbiamo mancato, questo della Ignis, e questo è Battistini. Ok. Qua abbiamo sulla Sinigaglia Gimondi che batte Merckx. Ecco, questo è il famoso 1973, no? 66? Sì, 66. Sì, la 66, Giro di Lombardia. Gimondi che batte Eddy Merckx al velodromo. Murinò, Dancelli e... Ecco, quello che vedete, cari amici, alle nostre spalle, è il velodromo dello stadio Sinigaglia. Sì, lo stadio di oggi, del Como. Sì, grazie Anna, molto gentile. Ci sta ringraziando, questa idea del museo, dice che è molto bella. Grande Marco, ti ringrazio della cortesia. L'idea è stata condivisa ovviamente anche dai responsabili del Ghisallo. E salutiamo anche Marco Galli, ovviamente, ecco, che purtroppo oggi ha avuto un contrattempo, non è riuscito a essere con noi. Doveva esserci Marco Galli ovviamente, e anche Paolo Frigerio. Io saluto anche Paolo, perché so che è un grandissimo appassionato, anzi avrebbe pagato per essere qui questa mattina, ma ha degli impegni inderogabili. Quindi velodromo, stadio Sinigaglia, straordinario. C'era ancora la pista, 1966. Sì.
Sì. Ero nato un anno prima, quindi ero appena nato. Non me la ricordo. Non me la ricordo. È proprio uno scatto che fa riferimento al filmato che è stato fatto vedere ieri in conferenza stampa. È vero, esattamente. Paolo Frigerio ieri ci ha portato il filmato originale di questa vittoria. Felice Gimondi che vince a Como 1966. Andiamo avanti perché purtroppo il tempo ci sta sfuggendo e allora io vi voglio far vedere anche tante altre cose che ci sono qui al museo del Ghisallo, dove ci troviamo. Questa è la zona delle bici militari, direi che la bici più importante è la bici dei bersaglieri. Ah, eccola, perfetto. La bici che ha fatto la guerra del 1945. Questa? Questa? La bici dei bersaglieri, eccola. Questa della Bianchi. È una bicicletta che è un mamma progetto mia. Del 112 della Bianchi. E del mamma 112. Mia, è una cosa, è un reperto storico. L'Italia aveva già fatto una bicicletta ammortizzata sia davanti che dietro. Ecco, perfetto, pazzesco. È già pieghevole. Sì, sì, sì. Ah, incredibile, è vero. Guardate qua. Erano già avanti. Va bene. Scendiamo perché il museo è fatto così, con queste lunghe rampe. Sì, questa rampe è la terza rampa, Carola. State fatte volutamente per richiamare quelli che sono i tornanti della salita del Ghisallo, quindi questa discesa all'interno sì, del piano espositivo non è casuale. Cari amici, bellissimo, è un colpo d'occhio che ti fa venire un colpo al cuore per chi ama il ciclismo ovviamente, ma anche non solo, guardate che... Questa è la nostra meravigliosa collezione di maglie rosa che abbiamo costruito con la collaborazione con DRCS Gazzetta dello Sport. Sono una centina di maglie rosa 56, originali. 56. Grande, presidente, sei un grande. Preciso. Diciamo che siamo molto orgogliosi di questa collezione perché penso che sia unica al mondo. Sì, direi proprio di sì. Raccoglie, l'obiettivo di questa collezione è proprio quello di raccogliere almeno una maglia di ogni edizione del Giro d'Italia e non le abbiamo proprio tutte, però ci andiamo vicini. E abbiamo una promessa da Garzelli, che è appena passato dal museo, che ci porterà una maglia rosa delle sue che ha indossato. Non sa se ne ha una ancora del Giro che ha vinto. Manca quella di Garzelli, peccato. Cavolo. Comunque arriva al 20 di questo mese, settimana prossima. Allora, guardate qui. Guardate qui, cari amici, sono le maglie con il nome e l'anno, ovviamente, e il vincitore. Questa è di Simoni, questa è di Van Gotti, poi Casagrande, ancora Simoni, Cunego, Bettini, e Savoldelli e via Di Luca, con tutti i vincitori. Manca quella di Contador, come vedete, l'ultima è quella di Chris Froome del 2018. Che attendiamo al museo. Che, ecco, mi diceva Carola, dovrebbe arrivare anche Froome prossimamente. Speriamo. Quella del 19 all'occhio mi ha detto che l'ha a casa e ce la deve portare. E quindi il vincitore Carapaz del 2019 dovrebbe anche arrivare. Ok, perfetto. E la cosa molto bella appunto è proprio vedere la differenza di materiali, dalle prime maglie storiche in lana fino ai tessuti super tecnologici. Quelle sopra erano in lana, vedete, cari amici. L'ultima maglia di lana è stata l'88 col giro vinto da Amstein. Questa? Che è stato ospite del museo l'anno scorso. Sì. Ah, ecco, sì, è vero, l'americano Andrew Amstein che aveva vinto nel 88, pensate che nell'88 erano ancora così le maglie, incredibile. Ancora di lana, esatto. Con la firma originale al museo Andrew Amstein, americano, esatto, che ha fatto la storia anche lui del ciclismo. Questa è indossata addirittura da Davide Cassani, di Cassani, ma esatto, è quella di Steven Roche, esatto. Che abbiamo esposto al Broletto proprio in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia quest'anno a Como. Che bellissime chicche. Allora, io saluto intanto gli amici della diretta radio che si staccano in questo momento. Proseguiamo per qualche minuto ancora con la diretta Facebook. Anche Francesca Manfredi dice lana, con la faccina. Sì, lana, Francesca. Queste erano magliette di lana, come potete vedere. In effetti, anche dal punto di vista della vestibilità, non erano il massimo rispetto ai tessuti tecnologici di oggi. Guardate che differenza. Prima di staccare vanno appena vedere la tecca. Sì, no, ma lo facciamo per la diretta Facebook che continuiamo, salutiamo gli amici della diretta radio di Ciao Como e continuiamo con Facebook ovviamente, sempre, ripeto, qui in diretta dal Museo del Ghisallo del Ciclismo, con gli ospiti oggi davvero che si hanno aperto questo museo di prima mattina, ma grazie perché insomma, e allora qui abbiamo, prego, questa direttore. È una chicca. Allora, questa è la tecca dei grandi cimeli, cioè proprio dei gioielli del nostro museo.
all'interno del quale sono contenute le biciclette alle quali teniamo veramente maggiormente. Fra queste abbiamo la bicicletta di record dell'ora di Fausto Coppi, ottenuta al Vigorelli nel 1942. Mamma mia! Quest'anno poi con il centenario della nascita di Coppi, insomma, è... Questo è il busto, questo è il busto di Fausto Coppi. Sì, è vero. Dove si cambiava pedalando indietro. Quindi. E questa è una bicicletta a cui teniamo molto, ma proprio anche per la figura di Magni. Magni, ricordiamo, essere stato il fondatore. È stato il fondatore del museo. Del museo, insomma, per cui indubbiamente siamo molto legati a. Questo, da un punto di vista storico, è lo più importante. Questa è la bicicletta che ha evitato la guerra civile in Italia nel 48, la bici con cui Bartali ha vinto il Tour de France. Ah, esatto, è vero, sì, perfetto. Queste sono tutte biciclette che non hanno avuto nessuna manomissione. Queste sono biciclette originali, originalissime. Questo, ancora che... il numero e il piombo dell'organizzazione. Mamma mia, sì, è vero. Mi diceva il direttore che tra l'altro ce n'è una che ha incastonato anche un piccolo cimelio che ricorda forse proprio il museo, cioè il santuario, perché sì. Bartali era assolutamente religiosissimo e legatissimo. No, per niente, comunque adesso non state a impazzire, comunque. No, sì, è incastonata. Basta vedere quando è arrivata la fiaccola, nel senso... Ecco, vediamo un po'. Quando è arrivata la fiaccola, il 14 ottobre del 1949, da Roma, Bartali, la fiaccola, che questa è all'interno del santuario. E Coppi. E questo è Ricci, che era un gregario di Coppi. Grande foto storica anche questa, veramente, bellissima. Questa è fatta al santuario, vero? Sì, questa qua al mattino del 14 ottobre del 49. Mamma mia, subito dopo la guerra, praticamente. Subito dopo la guerra, Bartali e Coppi. Incredibile, eccola qua, come potete vedere. Prima di chiudere, si potrebbe stare qui ore, ma... e tutte queste bici... Queste sono appunto una collezione che ripercorre quella che è stata l'evoluzione proprio del mezzo della bicicletta, quindi abbiamo biciclette dal primo del Novecento che arrivano fino ai giorni nostri, quindi è possibile per un appassionato, ma anche non appassionato, ripercorrere proprio quella che è stata la tecnologia di sviluppo della Abbiamo visto le maglie come sono cambiate e anche le biciclette, Presidente, sono cambiate giustamente, direi inevitabilmente, dalle eroiche alle super altamente tecnologiche dei giorni nostri. Le maglie importanti direi che vale la pena ai telespettatori fargliele vedere. Questa è la maglia di Coppi. Campione del mondo di Fausto Coppi. Questa è di certo la maglia che Coppi ha indossato, perché è l'unica maglia prodotta dalla De Marchi per Fausto Coppi. Originale. C'è stata regalata da un tifoso di Coppi che l'ha avuta. Tutte queste cose sono dei regali alla fine, poi delle donazioni, sì, perché sì. Cioè, voglio o dire, prestiti o donazioni. O prestiti o donazioni, ecco, voglio dire. Questo è il logo anche del campionato del mondo in Sicilia, sì. Del 94. Sì, questo della Colombia. Esatto. L'ultimo regalo che è appena arrivato, ne abbiamo 23. Insomma. Ce n'è qualcuno che è di sopra. Sì, infatti stavo girando l'occhio qua, ti balza l'occhio su tantissime cose. Questa è la prima maglia di campione del mondo italiano del 1923, Libero Ferrari di Paraviago. Ah, ok. Quando ancora non esisteva la categoria dilettanti professionisti. Ah, unificato. E sottolineerei in seta. E con questo ricordo che domani, proprio in occasione del Giro di Lombardia, ci sarà un flash mob sulla diga foranea per sostenere la candidatura della città di Como come candidata. Città creativa, esatto. A proposito, ricordiamo anche giustamente che domani ci saranno anche, inevitabilmente, strade chiuse, limitazioni. Trovate tutto sul comune di Como, sul sito del comune di Como. Sul sito del comune di Como è tutto segnalato come approcciare al meglio la giornata per vivere un giro di Lombardia in serenità. Deve essere una festa. Deve essere una festa e non un problema. Giustamente. Allora, un altro passo in avanti, molto veloce, cari amici, perché... Facciamo vedere una bicicletta dei giorni nostri. Ecco, bravo. Questa è una Ferrari col nago. Ecco, questa è una Ferrari, come vedete, col nago. È una bicicletta che è stata prodotta in 60 esemplari. Quindi una limitazione, un numero limitatissimo, veramente. Esatto. Ecco, in effetti rispetto alle altre bici, caro Presidente, qua siamo nell'era ultra tecnologica. Guardate come sono le gomme. È del 2007 questa bici. Ecco, quindi è vecchia. Tutto sommato è vecchia. Tutto sommato sì. Con una
grandissima differenza di peso rispetto a, ad esempio alla bicicletta che abbiamo visto all'inizio, dei bersaglieri, che siamo sui 20 kg, 24 kg. Ecco, questa è 7 kg. 7 kg, una bici straordinaria. Chi l'ha usata sta bici? Nessuno. Ah, nessuno, proprio un numero fatto? Perché, anche perché questa qua è il numero 1 di 60. Questa è una chicca esagerata, sì, veramente, complimenti. È un regalo di Colnago Magni. Che bella, bellissima, una bicicletta straordinaria. La Ferrari appunto della Colnago. C'è una area all'interno del Museo del Ciclismo che richiama gli Steyr, il velodromo, giustamente. Abbiamo una bicicletta di un cittadino di Como che è stato un grande nel ciclismo, è stato presidente del comitato regionale, è colui che ha inventato il Giro della Provincia. Questa bicicletta è è una leggenda anche del ciclismo, è un nome. La bicicletta con cui lui correva del 1927 ci è stata donata dal figlio. Perfetto. Dal figlio Mino. E a fianco non possiamo non far vedere la bicicletta. Questa è una cosa che io ricordo, ero giovane, ma me la ricordo perché ero un grande tifoso di Francesco Moser, non di Saronni, ma senza offesa, e quindi ovviamente per me ha rappresentato uno dei miei punti più alti dal punto di vista sportivo della mia giovinezza, il record dell'ora di Francesco Moser. Città del Messico, 1984. Con l'equipe di Conconi, Comasco, anche esso, 1984. Eccola qua, c'è la bicicletta proprio del record dell'ora Enervit, appunto, con Francesco Moser. Anche questa è la bici del record dell'ora del 56 di Baldini al Vigorelli a Milano, quando era ancora dilettante fece il record dell'ora. Eccolo qua, questa è la pagina di allora, sì, del quotidiano, che diceva appunto del record dell'ora. E a fianco invece abbiamo poi la bicicletta sempre del record dell'ora invece di Rominger. Questo è di Tony Rominger, giusto, esatto, vero Carola? Ok, sì, perfetto. Va bene, questo è una piccola parte, cari amici, di quello che c'è al Museo del Ciclismo. Questa è una divisa. L'ultima inquadratura verso quest'ultima. Questa è la divisa di. Certo. Nibali. Mi sfuggiva. Il Giro di Lombardia. Questa è quella che indossavo perché ha ancora i numeri attaccati. È proprio la divisa originale? Sì. Quella di Vincenzo Nibali quando ha vinto il Giro di Lombardia a Como, quindi più sul pezzo di col numero 41, esattamente, esattamente. Beh, bellissimo, è un gran bel regalo.